Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio Granillo di Reggio Calabria, dove stanno per affrontarsi la regina di Walter Mazzarri e l'Empoli di Gigi Cagni. Il tedesco alza la testa e pesca l'inserimento centrale da parte di... Gol di Leon, un gol bellissimo col destro, un pallone a fila di palo sul quale non arriva il portiere Balli. Regina 1, Empoli 0, Leon. Arriva il pallone di Leon in mezzo, inserimento, colpo di testa e poi il gol al volo, il raddoppio di Amoruso, 2-0. Dopo il colpo di testa di Lucarelli c'era stata una respinta e il gol di Amoruso è il punto del 2-0. Adesso contropiede in campo aperto, attenzione a sinistra, se ne va Amoruso che è solo, Amoruso è solo davanti al portiere, Amoruso tiro, rete! E sono 3, Amoruso in contropiede, la regina realizza ancora 3-0, fulminato ancora una volta Balli, doppietta di Amoruso. Moro allarga, eccolo Tosco. Palla sul destro, la mette in mezzo, colpo di testa e pallone sul fondo. Grande opportunità questa per l'Empoli, grande pallone per Adani. Arriva il cross, colpo di testa di Bianchi e sono 4 gol, il primo nel match di Bianchi, una regina incontenibile quest'oggi, 4-0, Bianchi. Zona tiro per Raggi, un po' decentrato, cerca comunque di mettere dentro, grande parata di Pennizzoli su Saudati, palla in corner, Empoli vicino al gol. Vannucchi, destro, c'è deviazione, Boucher prova il tiro in porta, respinge ancora Pellizzoli, di nuovo Boucher, salvataggio di Lazzaro in calcio d'angolo. Dalla bandierina sempre Vannucchi, ancora in mezzo Gasparetto di testa, ma qui c'è una spinta ed è calcio di rigore a favore dell'Empoli per un fallo, una trattenuta credo su Raggi. Eccola qui, in mezzo all'aria si vede, è Aronica, Aronica che commette fallo, sì. Saudati contro il portiere della regina Pellizzoli, parte lui con destro, palla in gol, siamo 4-1, rete di Saudati su calcio di rigore. Buon lancio di Tedesco, parte in posizione regolare Amoruso che entra in area da sinistra, Amoruso cerca la porta e trova la deviazione di Balli in calcio d'angolo. La regina batte l'Empoli 4-1, sale a quota 12 punti in classifica e si rilancia in prospettiva salvezza.